ingegneria elettronica. Successivamente ha conseguito il dottorato di ricerca in scienze, tecnologie e misure dello spazio. Attualmente lavora all'Istituto di Nanotecnologia Fotonica del CNR. Questa sera ci parlerà dell'esplorazione del sistema solare, facendo una carrellata delle esplorazioni storiche, diciamo, e raccontandoci aneddoti e le cose diciamo, più interessanti di queste esplorazioni. Quindi ho dato la parola ad Alain e grazie per essere qui. Buonasera a tutti, grazie a Marco e grazie a Daniele per avermi invitato qua questa sera a parlare di questo argomento. E ho pensato di, innanzitutto, eliminiamo. Cercando anche di introdurvi alcune terminologie o comunque portarvi un po' a capire come funziona questo mondo, perché molto spesso, purtroppo, specialmente qui in Italia, la divulgazione scientifica in questo ambito è molto carente e lascia scoperti molti aspetti e non permette al pubblico generico di poter comprendere a fondo quali sono i meccanismi, quali sono le difficoltà e quali sono qual è l'importanza per questa disciplina. Tra l'altro sembra anche un buon momento per parlare di questo argomento perché abbiamo avuto la fortuna nella nostra era storica, questi ultimi anni, di avere avuto ben tre importanti risultati nell'esplorazione spaziale. Il primo, come probabilmente tutti avete sentito, sono i risultati della famosa sonda Rosetta, la quale per la prima volta nell'agosto del 2014 è entrata in orbita attorno ad una cometa, un corpo sostanzialmente formato di ghiaccio con una densità poco meno di quella dell'acqua, che misura qualcosa tipo 8 km per 6 km. Poi nel novembre dello stesso anno, sempre nel 2014, sempre la missione Rosetta ha permesso, seppur marginalmente è il successo, ma ha permesso il primo atterraggio di un oggetto umano su una cometa. Altra importante missione, veramente difficile. E poi nel 2015 abbiamo avuto due successi molto interessanti, questa volta da parte dell'Agenzia Spaziale Americana, che è la sonda Dawn, che nel marzo del 2015 è entrata in orbita attorno a Cerere, che è un pianeta nano che orbita nella fascia degli asteroidi. E ancora più sbalorditivo, il grosso successo tecnologico, sempre dell'Agenzia Spaziale Americana, è stato nel luglio scorso, quando la sonda New Horizon ha effettuato per la prima volta un flyby del pianeta Plutone, che non è più un pianeta, in realtà dal 2006 è stato declassato pianeta nano. Comunque storicamente piace ricordarlo, piace pensarlo come fosse il nono pianeta del sistema solare. Quindi diciamo che questo periodo è molto fecondo dal punto di vista dell'esplorazione spaziale e tra breve, tra qualche mese, avremo un altro successo, speriamo, la sonda Juno, sempre dell'Agenzia Spaziale Americana, che terrà intorno a Giove, sarà la seconda sonda che avrà il compito di studiare il pianeta più grande del nostro sistema solare. Questa storia quando inizia? Non inizia molti anni fa, inizia nel 57, quando i russi, all'epoca era Unione Sovietica, lanciarono il primo satellite artificiale. Attenzione che nell'ottobre del 57 i russi hanno lanciato e hanno messo in orbita il primo satellite, ma non è il primo oggetto umano che è andato nello spazio. Sicuramente le fonti ci dicono che il primo oggetto spaziale che è andato nello spazio è stato nel 46 a opera degli americani, quando, portando alcuni
pezzi di quelle che erano le V2, famosi missili che hanno spaventato l'Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale, che erano stati sviluppati sotto regime nazista, furono utilizzati per tentare di raggiungere lo spazio, e nel 1946 il primo velivolo umano raggiunse la soglia di oltre 100 km. 100 km più o meno noi assumiamo essere il confine fra atmosfera e spazio. Già nel 1947 avevamo le prime fotografie dallo spazio, da una quota di circa 110 km. Queste sono informazioni che si trovano documentate con anche pubblicazioni scientifiche, ma probabilmente si pensa che già nel 1942-43 Werner von Braun, durante un esperimento di validazione delle V2, riuscì a raggiungere queste quote, però non abbiamo fonti a riguardo, abbiamo solamente delle passaparola, come si può dire, quindi non sostanzialmente una fonte rigorosa, però probabilmente già nel 1942 avevamo raggiunto lo spazio in realtà, e furono proprio sotto il regime nazista. Pur avendo il primato del primo velivolo nello spazio, gli americani arrivavano un po' in ritardo nell'inserimento del primo oggetto in orbita. Solo qualche mese dopo, nel 1958, misero in orbita il famoso Explorer 1, che era più o meno era una forma completamente diversa, era più una forma a missile, mentre lo Sputnik 1 dei sovietici era più o meno una palla di circa 50 cm, la quale al suo interno non aveva grandi cose, aveva un rudimentale sistema di comunicazione, qualche sensore per misurare temperatura, pressione, però poco, non molto di più. E la stessa cosa per l'Explorer 1, qualche sensore per rilevare l'ambiente circostante e qualche informazione e qualche sistema per poter comunicare. Ovviamente, una volta raggiunto lo spazio e messo in orbita il primo satellite, il primo target, il primo oggetto da raggiungere era ovviamente la Luna, perché era più vicino, poco più di 300.000 km. E subito i sovietici si misero al lavoro, e già nel 59, nel gennaio del 59, quindi circa un anno e qualche mese dopo la prima messa in orbita del primo satellite, tramite la sonda Luna 1 raggiunsero la Luna. La missione fu un fallimento, nel senso che l'idea era che questo satellite dovesse andare a schiantarsi sulla superficie, ma mancarono la Luna per problemi tecnici. E però ci passarono vicini, quindi tecnicamente fu il primo flyby. Cos'è un flyby? Quando io passo vicino ad un corpo celeste. Già nel settembre del 59 però i sovietici ripeterono l'impresa, e questa volta ci riuscirono e fecero schiantare per la prima volta su un altro corpo celeste il Luna 2. Chiaramente non raccolse solamente dati dal punto di vista ambientale, ma non abbiamo fotografie, non erano equipaggiate, da macchine fotografiche o da sistemi per ripresa di immagini. Erano semplicemente delle prove tecniche che servivano per imparare e per capire se poi fossimo stati in grado di effettivamente raggiungere la Luna con strumentazione molto più sofisticata. E questo avvenne già nell'ottobre del 59, già un mese dopo del Luna 2, con Luna 3, il quale per la prima volta prese, prima di schiantarsi a terra, la prima in fotografia della storia, che è quella lì che vedete qui sotto, non è tanto bella, ma è la prima fotografia del lato nascosto della Luna, perché voi sapete che la Luna, per un effetto di accoppiamento risonante fra la sua rotazione attorno alla Terra e la sua rotazione sul suo proprio asse, ci mostra più o meno sempre la stessa faccia. Quindi era la prima volta che noi vedevamo la faccia posteriore della Luna. Sembra, da questa breve cronistoria, che l'Unione Sovietica sia avanti nell'esplorazione dello spazio, e questo era anche vero. Infatti il primo flyby della Luna avvenne solo nel 59, qualche mese dopo, tramite il Pioneer 4. Però poi dopo gli americani iniziarono a collezionare una serie di insuccessi e solamente all'inizio degli anni 60 riusciranno anche loro a raggiungere la Luna.
Poi sappiamo che da qui a 10 anni, però, sappiamo che da qui a 10 anni, esattamente nel luglio del 69, gli americani porteranno il primo uomo sulla Luna e quindi vinsero di fatto la grande sfida della corsa allo spazio, che non era altro che una sfida, una delle tante sfide che coesistevano durante la Guerra Fredda. E quindi questa è brevemente la storia dell'esplorazione della Luna. Io oggi, questa sera, volevo invece concentrarmi più sull'esplorazione del nostro sistema solare, quindi oltre la Luna. La Luna è qua vicina, è dietro un angolo tecnicamente, quindi è anche abbastanza relativamente semplice raggiungerla. Però gli altri pianeti è tutto un altro discorso. Parallelo all'esplorazione della Luna, ovviamente, iniziamo anche a vedere di raggiungere altri pianeti. E ovviamente si inizia per gradi e quindi siamo andati a raggiungere i pianeti più vicini. Più vicino in assoluto, o meglio, quello che si avvicina più in assoluto alla Terra è Venere. E infatti fu il primo pianeta in cui tentammo l'esplorazione. E dopo il primo fallimento da parte dell'Agenzia Spaziale Americana, nel 62 avvenne il primo sorvolo, il primo flyby a opera della Mariner 2. E qui cade un po' una speranza, perché Venere più o meno ha la stessa dimensione e più o meno la stessa massa della Terra, quindi aveva, per quello che ne sapevamo, poteva avere le carte in regola per essere un pianeta, non dico uguale al nostro, ma che si avvicinasse molto. Invece i primi sorvoli della Mariner 2, il primo sorvolo della Mariner 2 evidenziò un'atmosfera assolutamente invivibile, dove il piombo diventa liquido, quindi stiamo parlando di temperature sopra i 350 gradi. E quindi probabilmente questo pianeta non era adatto alla vita. Poi furono fatte le prime misure di atmosfera, un'atmosfera per il 95-96% composta da anidride carbonica, quindi assolutamente irrespirabile per una qualsiasi forma di vita, così come noi la concepiamo. Però Venere aveva un interesse dal punto di vista della sfida tecnologica. Riuscire ad esplorare Venere, riuscire magari ad atterrarci, era qualcosa di un po' una sfida abbastanza importante, una sfida che fu raccolta dai russi, che fu peraltro vinta. Attualmente sono gli unici che detengono il primato di aver portato un oggetto funzionante sul suolo di Venere, anzi più di uno, ne hanno portati ben 8. Come si fa quindi ad esplorare un pianeta roccioso? Cioè, il pianeta roccioso, io mi riferisco ai pianeti quelli più vicini a noi, quindi Venere, Marte e anche Mercurio. Allora, il termine che sentite molto spesso anche nei telegiornali è il cosiddetto termine flyby, che è il metodo più semplice per esplorare un pianeta. Io porto in orbita un satellite, lo metto in una traiettoria ben precisa e questa traiettoria è studiata in modo che un tal giorno incontri il pianeta e ci passi a fianco. Io nel tempo in cui ci passo a fianco posso prendere dati ambientali, posso prendere fotografie e non ho problemi, diciamo, di inserimento orbitale, che invece avviene quando voglio mettere la mia sonda a orbitarci attorno. Questo è già un concetto un po' più difficile, perché devo trasportare più propellente, perché ho bisogno di fare delle manovre orbitali e quindi, diciamo, il primo approccio di esplorazione è sempre un flyby. E poi si vede di, quando si conosce un po' il pianeta, si vede di tentare di entrarci in orbita. E poi chiaramente tutto il resto avviene di conseguenza. Di solito l'iter ufficiale è atterrarci con qualcosa che atterra in un punto che noi decidiamo che possa essere di interesse scientifico, e questa macchina rimane lì ferma, non ha possibilità di spostarsi, però ha possibilità di analizzare l'ambiente circostante. E poi se il pianeta che vogliamo esplorare è di interesse e ci sono anche soldi, perché è una variabile molto importante, allora si può anche atterrare con qualcosa che sia in grado di fare strada. Ed è l'esempio, ad esempio, di Marte, dove ormai siamo arrivati a quota 4 rover nel giro di 20 anni, e quindi questo è l'iter, quello più è
l'iter generale che si utilizza. Ovviamente mettere qualcosa nel suolo di un altro pianeta e farlo camminare è una cosa estremamente complessa, difficile e costosa, ed è per questo che prima di pensare a fare qualcosa del genere si fanno delle grosse valutazioni, e soprattutto ci deve essere un ritorno sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista scientifico, un ritorno che valga la candela, la cosiddetta candela di che costa. Dal punto di vista delle orbite, come si fa a muoversi? Questa è una domanda tipica che mi viene chiesto. Come ci muoviamo nel sistema solare? Allora, siamo abituati noi, se io devo andare da qui, Cadone, a Padova, prendo la macchina imprime un'accelerazione continua e io vado verso Padova. Nello spazio non possiamo fare una cosa del genere, perché quando un motore funziona ha bisogno di carburante, e il carburante pesa, ok? E il peso è il nostro nemico numero uno quando vogliamo fare una sonda spaziale, perché trasportare del peso in orbita costa ed è estremamente complesso. Quello che si fa invece è sfruttare la forza di gravità, cioè lasciare, inserendo in determinate traiettorie, che la sonda vada avanti da sola, senza spinte, o comunque con piccole spinte, piccole regolazioni. E quindi si servono di solito traiettorie di questo tipo. Ovviamente per fare questo bisogna sincronizzare in modo accurato quando viene lanciata la sonda, e deve essere sincronizzata in modo che dopo il percorso che ha svolto, ad esempio in questo esempio del tratto verde, raggiunga il pianeta che vogliamo esplorare. E quindi questo dipende un po' dal periodo sinottico, si chiama, cioè io relativamente dalla Terra vedo un pianeta che si muove nel corso dell'anno o sul cielo, ok? E è legato strettamente al periodo di rivoluzione attorno al Sole, però è un po' più lungo, perché chiaramente noi non rimaniamo fermi, ci spostiamo anche noi, quindi un periodo sinottico, di solito l'anno sinottico per un pianeta è leggermente più grande, più lungo dell'anno vero e proprio, cioè dell'anno in cui impiega a girare intorno al Sole. E quindi ci sono determinate finestre, si chiamano, di lancio. Ad esempio per Venere la finestra di lancio ogni 19 mesi, cioè io per raggiungere Venere, il pianeta Terra e Venere si trova nella configurazione giusta ogni 19 mesi. Ad esempio per Marte invece è ogni 26 mesi. Quindi capite che comunque anche ogni volta bisogna pianificare tutto, e se si perde il giro bisogna aspettare il giro successivo. E nel caso ad esempio di Marte, insomma, sono 2 anni, 2 mesi, insomma, quindi è abbastanza complicato pianificare una missione. E quindi ovviamente, vedendo che il periodo, la finestra è di 19 mesi per Venere, è chiaramente, come ho detto prima, anche è stato il primo pianeta che abbiamo esplorato, e questo più o meno sono il sunto di tutte le sonde, quasi tutte le sonde che lo hanno esplorato. La Mariner 2, che abbiamo visto essere stata la prima, poi subito dopo le sonde Venera 3 e Venera 4, realizzate da Unione Sovietica, le quali iniziarono dei studi di Venere, e cercarono anche di iniziare a capire come arrivare sul suolo, perché non si sapeva molto di Venere, si sapeva che era molto calda, si sapeva un po' qualcosa dell'atmosfera, e quindi nel corso di questi anni, dal 65 più o meno fino al 70, i russi hanno mandato per ogni finestra di lancio una o due contemporaneamente sonde, le quali ogni volta cercavano di raggiungere, di arrivare sempre più vicini al suolo, chiaramente raccogliendo dati, capendo com'era l'ambiente, per poi fare il progetto finale, che sarà la famosa Venera 9, che sarà la prima che arriverà sul suolo di Venere. Tenete presente che sul suolo di Venere ci sono circa 90, dalle 90 alle 100 atmosfere, che più o meno vuol dire la pressione che sperimentate quando vi trovate intorno a 900.000 metri sotto l'acqua. E quindi l'approccio per realizzare un lander che va su Venere è un approccio molto simile alla realizzazione di battiscafi che viene utilizzato quando si realizzano i battiscafi per immersioni. E
Una delle prerogative che hanno i battiscafi è che per resistere per queste pressioni sono pesanti. Infatti il primo lander che toccò il suolo, la Venera 9, pesava 1,5 tonnellate. Ok? E resistette per qualche decina di minuti. Ok? Perché era attrezzato, era pressurizzato, era raffreddato, ma vi trovò, oltre a questa pressione molto, molto intensa, anche una temperatura che sfiorava i 460 gradi e quindi non si riuscì a prolungare per molto il suo funzionamento. Però abbiamo riuscito a prendere alcune immagini. Ci furono dei problemi tecnici, ad esempio la pressione enorme per un errore di progetto non permise a uno dei tappi delle camere di aprirsi, quindi abbiamo solamente la visione a 180 gradi, mentre era previsto di avere la visione a 360 gradi, ma un tappo non si aprì. Questo successe sia per Venera 9 che per Venera 10, quindi era proprio un errore di progetto. Però, vedete, questo è come era realizzata, però diciamo le prime immagini rilevarono che Venere, almeno a livello del terreno, è abbastanza limpido. Non ci sono venti, o comunque venti a velocità veramente irrisorie, meno di 3 km orari. E la quantità di illuminazione che arriva al suolo è grosso modo quella che abbiamo noi durante una giornata temporale. Okay? Quindi non una grande illuminazione, però comunque ne arriva di luce. E questo è dovuto al fatto che l'atmosfera di Venere nella parte alta è ricoperta da nubi sostanzialmente di anidride solforosa che sono molto riflettenti dal punto di vista della luce solare e quindi poca luce arriva a terra. E si è scoperto ad esempio che intorno ai 35 e 50 km piove acido solforico di solito, ma questo non riesce ad arrivare alla superficie perché poi è troppo caldo e quindi evapora, quindi abbiamo una pioggia diciamo sospesa. E abbiamo ad esempio scoperto che ci sono fenomeni temporaleschi anche abbastanza violenti e soprattutto si è scoperto che nella parte alta invece di Venere, dove la pressione tende a calare, le velocità di vento iniziano a crescere fino arrivando anche a moti ventosi di oltre 300 km orari, quindi è un'atmosfera molto particolare di Venere. Nell'82 sempre i russi, sempre con un sistema a battiscafo come quelli che vedete in immagine, riuscirono anche a portare le prime foto a colori, quindi dare anche un'idea di com'è il suolo. Non c'è erosione del suolo perché proprio non c'è vento, quindi non abbiamo erosione. E più o meno atterrammo in 5-6 parti diverse di Venere e più o meno troviamo le stesse caratteristiche del suolo, quindi questo fa presupporre che Venere sia abbastanza uniforme dal punto di vista della superficie, anche se ovviamente sarebbe interessante spostarsi e andare un po' ad esplorare ai luoghi in cui siamo atterrati, però questo non penso verrà fatto, non almeno nel breve periodo, perché purtroppo poi Venere ha perso un po' interesse, nel senso che vita non ce ne può essere. Dal punto di vista della sfida tecnologica si è dimostrato chiaramente che si riuscirebbe ad atterrare e anche probabilmente a far sopravvivere un oggetto per più di un'ora. Le ultime Venere resistirono anche per un'ora e mezza anche, però si perse un po' l'interesse dell'esplorazione del suolo. Quello che interessava di più invece era la mappatura del globo e un po' lo studio dell'atmosfera. E nei tempi successivi, soprattutto qui siamo già negli anni 80, fine anni 80, inizio anni 90, gli americani investirono molto nel senso che crearono questa sonda, si chiamava Magellano. In realtà non è che investirono molto, perché la costruirono con pezzi di ricambio di altre sonde, dei progetti Voyager, delle sonde Galileo, presero un po' i pezzi che erano avanzati, quelli che erano stati fatti in più per ragioni di
sicurezza e cercarono di creare una sonda che avesse però un compito molto importante, quello di mappare la superficie di Venere. Però come si fa a mappare la superficie di Venere, dato che è assolutamente non trasparente dalla luce del visibile? Lo si fa con le onde radio e si sfrutta una tecnica radar un po' particolare. L'idea principale è quella di mandare degli impulsi verso terra, questi impulsi vengono riflessi, il tempo di percorrenza che io ho tra l'andata e il ritorno mi dice quanta strada il radar ha percorso e quindi riesco a ricostruire con una risoluzione abbastanza buona cosa c'è sotto di me. Ovviamente non bastano solo gli impulsi, serve anche, viene utilizzato per aumentare la risoluzione anche l'effetto Doppler che avviene tra il fatto che la mia sonda si sta spostando con una velocità abbastanza alta sopra il pianeta. Dall'impulso radar posso anche trarre altre informazioni, ad esempio misurare la quantità di energia che mi torna indietro. Se io mando tot energia e me ne torna indietro un tot, ho un'informazione di quanto la superficie riflette e questa potrebbe essere un'idea, ad esempio, per cercare di capire la conformazione chimica della superficie o comunque per riuscire a capire le varie macchie di diversità che succedono nella superficie. E dopo un'elaborazione di dati radar si è riusciti a mappare più o meno la quasi totalità del globo, il 98% circa, poi il rimanente 2% è stato concluso utilizzando dati raccolti durante le missioni russe di Venera. E come vedete ci sono tante cose un po' interessanti dal punto di vista geologico. La prima cosa è che ci sono pochi crateri, quindi, e questo può essere anche abbastanza capibile, c'è un'atmosfera molto densa, deve essere bello grosso l'asteroide per arrivare a Terra. E quei pochi crateri che ci sono, vedete, hanno tutti forme ovali. E questo lascia un po' perplesso ancora oggi la comunità scientifica, perché probabilmente non si capisce quale sia l'effetto che provoca questi crateri allungati, di solito hanno una forma tonda e qui invece sembrano tutti allungati e quindi deve essere ovviamente un effetto introdotto dal fatto che Venere ha un'atmosfera molto, molto densa e molto, molto potente. Un'altra cosa interessante sono tutte queste macchie bianche che dalla ricostruzione radar le hanno fatte bianche perché sembrano neve e c'è un'ipotesi interessante, sono in prossimità delle alture più delle colline più alte che ci sono su Venere e una delle ipotesi affascinanti è quella che si tratta effettivamente di neve, ma non neve come siamo abituati noi a conoscerla, ma neve un po' particolare, formata da metalli pesanti. Probabilmente in prossimità di questi luoghi le condizioni ambientali e climatiche sono sufficienti per far cristallizzare in modo molto simile a quello della neve metalli come il piombo, che si lega magari col solfuro che c'è nell'atmosfera, quindi abbiamo neve formata da solfuro di piombo, oppure anche composti a base di telluria, che probabilmente avvengono, che sono avvenuti, sono stati portati in superficie da precedenti eventi geologici, come ad esempio vulcani in età geologica precedente alla nostra. Quindi chiaramente è un'ipotesi, non è confermata, però è un po' diciamo affascinante il fatto che su Venere nevichi piombo. È una cosa che mi lascia sempre un po' perplesso. Vicino a Venere c'è anche Mercurio. Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, è stato esplorato non abbastanza tardi nella storia dell'esplorazione, siamo negli anni 70. E non è stato visitato fino adesso solamente due volte, negli anni 70 e poi nel 2011, dal 2011 al 2014, entrambe erano sonde statunitensi. La prima era la Mariner 10 e pur essendo una sonda statunitense c'è molto di Padova questa sonda, moltissimo direi di Padova. Questo signore qua, Giuseppe Colombo, era docente di meccanica celeste qui all'Università di Padova ed è stato consulente per la NASA per moltissimi anni, era un
un genio nella stesura di traiettorie orbitali, e fu lui ad accorgersi che la missione poteva avere più risultati di quelli che erano previsti. Inizialmente si pensava di fare un semplice flyby di Mercurio, ma lui si accorse che con poco carburante si poteva inserire la sonda in un'orbita risonante con Mercurio e quindi riuscire a fare ben 3 flyby invece che uno. Cos'è un'orbita risonante? Beh, è un concetto molto diffuso nella meccanica celeste. Molti corpi presentano risonanze. Il primo esempio di risonanza, ve l'ho già detto, è quello della Luna, in cui c'è un accoppiamento 1-1 fra orbita attorno alla Terra, tra rotazione intorno alla Terra e rotazione intorno al suo proprio asse. Ma un altro esempio sono i 4 satelliti maggiori di Giove. E la risonanza cos'è sostanzialmente? La risonanza è quel fenomeno che porta ad avere due corpi, ad avere orbite attorno a un altro pianeta, come nel caso di Giove, che siano divisibili dal punto di vista del tempo che impiegano a girare intorno al pianeta in modo intero. Ad esempio, la risonanza 2-1 di Europa cosa significa? Che per ogni giro di Europa Io ne fa 2. Okay? La risonanza tra Ganimede 4-1 significa che nel tempo che Ganimede fa un giro, Io ne fa 4. Se vedete lo schema, provate a seguire ad esempio Io ed Europa, vedete che nel tempo che Io fa 2 giri, Europa ne fa 1 e si rincontrano sempre nello stesso punto. Mercurio fa la stessa identica roba, c'ha una risonanza 3-2 tra l'orbita attorno al Sole però e l'asse di rotazione su se stesso, e quindi lo porta a fare del tempo che impiega a fare 2 giri intorno al Sole, lui fa 3 giri su se stesso, okay? E proprio per questo motivo il flyby che fu fatto tramite la Mariner 10 fu un grande successo dal punto di vista dell'innovazione. Giuseppe Colombo aveva dimostrato che si poteva mettere i satelliti in orbite risonanti, però allo stesso tempo ogni volta che veniva incontrato Mercurio incontrava sempre la stessa faccia, quindi alla fine della missione abbiamo studiato la stessa faccia 3 volte, però insomma era meglio, abbiamo raccolto molto più dati rispetto a quelli che erano attesi. Cosa c'è su Mercurio? Su Mercurio si sono trovate delle escursioni termiche spaventose. Nella parte al Sole arriviamo tranquillamente a oltre 100 gradi, nella parte all'ombra arriviamo tranquillamente a valori meno 70, meno 80, meno 100, proprio perché non esiste un'atmosfera. In realtà non è vero che non esiste un'atmosfera, esiste quella che si chiama esosfera, che è sostanzialmente una coltre rarefatta di gas che vengono prodotti continuamente dall'interazione fra il suolo e la luce e l'energia che arriva dal Sole, o anche per effetto di micrometeoriti che schiantandosi sulla superficie del pianeta alzano polvere. Questa esosfera si chiama esosfera, appunto, non atmosfera, perché ha la caratteristica di essere estremamente tenue, quasi impercettibile, però si può misurare. Stessa cosa succede ad esempio nella Luna, anche la Luna ha una sua esosfera ovviamente. Si dice che è un'atmosfera in cui non vige il meccanismo collisionale, quindi abbiamo sostanzialmente atomi abbastanza liberi l'uno dall'altro, che poi anche scappano, quindi l'esosfera di solito non riesce a mantenersi attorno al pianeta, ma viene persa mentre il pianeta si muove intorno all'orbita. Poi nel 2011 gli americani tentarono e riuscirono ad inserire intorno a Mercurio un satellite, la Messenger, e rimase in orbita attorno a questo pianeta per 4 anni e quindi venne mappato interamente il pianeta e venne scoperto molte cose dal punto geologico interessanti. Venne anche trovata dell'acqua, ad esempio ci sono alcuni crateri nei poli che rimangono perennemente all'ombra, e all'interno di questi crateri c'è ghiaccio, quindi in realtà il fatto che vi dicano abbiamo trovato dell'acqua su un altro pianeta, questa non è una novità, più o meno l'acqua è abbondante
su quasi tutti i pianeti che ci sono nel sistema solare, addirittura anche su Venere, nella parte alta dell'atmosfera si trovano tracce, seppur trascurabili, ma ci sono tracce di vapore acqueo. Quindi capite che l'acqua è, non è una novità trovare acqua in un altro pianeta. Una cosa interessante è che la Messenger ha fatto il quadretto di famiglia dall'orbita di Mercurio, che è questa striscia qua giù, vedete, ha fotografato tutti i pianeti del sistema solare visti da Mercurio, che è una prospettiva un po' particolare. In particolare vedete la Terra e la Luna, e la Terra è molto visibile dallo spazio proprio perché il fatto di essere molto ricca d'acqua la fa diventare molto riflettente dalla luce del Sole, quindi è, diciamo, un pianeta molto visibile dall'esterno. E poi andiamo verso Marte. La storia di Marte è un po' invece controversa, perché questo signore, Giovanni Virgilio Schiaparelli, italiano, molto famoso per aver fatto degli studi relativi alle stelle cadenti, aver capito che le stelle cadenti erano connesse a delle comete, prese invece una grande cantonata, nessuno dei più grandi dal punto di vista della storia dell'astronomia, che furono i cosiddetti canali di Marte. Lui fu convinto, intorno alla fine dell'Ottocento, di riuscire a vedere attraverso il telescopio, sulla superficie di Marte, dei canali, e erano talmente regolari questi canali che non potevano non essere costruiti da un'intelligenza artificiale, non potevano essere che artificiali, e lui ha ipotizzato che fossero stati costruiti per trasportare l'acqua nelle varie parti del pianeta in modo da irrigare dei presunti campi. Inizialmente fu anche abbastanza contestato questo personaggio qui, Lowell, fu uno dei principali contestatori quando Virgilio iniziò a esporre le sue teorie, e poi non si sa come si convinse anche lui e iniziò a stilare mappe di canali su Marte. La cosa particolare è che queste mappe erano sempre diverse, nel senso che a seconda della persona che le compilava, anche se la stessa persona le compilava in momenti diversi, cambiavano. E già questo dovevano forse far presumere che c'era qualcosa che non andava. Probabilmente i loro scarsi telescopi, uniti al fatto che su Marte si possono presentare delle tempeste di sabbia anche di dimensioni sufficientemente grandi da essere visibili da un telescopio a Terra, probabilmente i due fattori insieme facevano credere a Schiaparelli, e poi anche a Lowell e a molti altri, di vedere delle figure come dei canali di irrigazione su Marte. Diciamo che nel 65, quando gli americani hanno ottenuto il primo flyby, il primo successo di flyby di Marte con la cosiddetta Mariner 4, si dimostrò che questa teoria era assolutamente infondata. Marte era arido, non vi era alcuna traccia di nessuna costruzione eseguita da una civiltà evoluta, non ce n'era traccia che ci fosse stata. Era semplicemente un pianeta arido, con un'atmosfera molto tenue, temperature che possono andare fra qualche grado sopra lo zero e svariate decine di gradi sotto lo zero, e ricche di ferro. La superficie era una ricca di ferro, tanto che la colorazione rossa è data proprio dall'alta concentrazione di ferro, e fu anche osservato per la prima volta dei poli in cui c'è vapore acqueo congelato, quindi c'è ghiaccio. E poi, negli anni successivi, a partire dalla Mariner 9, che fu la prima sonda ad entrare in orbita, si iniziò a mappare il pianeta in modo accurato, a studiare la geologia. Si trovò, ad esempio, uno tra i vulcani più alti che vi sono nel sistema solare, Monte Olympus, che ha un'altezza di circa 26 km, che è sostanzialmente un vecchio vulcano, non più attivo. Si studiarono anche le prime lune, Phobos e Deimos, che potevano avere un nome più bello, che Paura e Terrore, che erano compagni di Marte. E poi arrivarono i primi lander, perché Marte, pur essendo arido,
ha delle caratteristiche particolari che potrebbero aver ospitato la vita, ma la vita non come la teniamo noi, ma la vita a livello unicellulare, ok? O piccoli a microorganismi pluricellulari. E quindi si iniziò a pensare di inviare i primi lander, e come vedete già nel 75 e dopo anche dal 75, l'80 all'82 vennero inviati due lander, le cosiddette Viking, che atterrarono sul suolo. Erano equipaggiate con un vero e proprio laboratorio chimico, proprio allo scopo di andare a cercare tracce di vita passata. Non ne trovarono ovviamente, ma ci diedero molte informazioni su come è strutturato Marte, sulla sua geologia del suolo. E però durante un sorvolo delle Viking, a un certo punto è successo qualcosa di particolare. Venne fotografato un volto umano, una montagna, e lasciarono il volto, rimasero un attimo sbigottiti, ma l'immagine, i primi tecnici che visero questa immagine, forse nel passato c'era stata allora la civiltà che aveva potuto costruire qualcosa del genere. Passarono penso un quarto d'ora, 20 minuti per capire cosa effettivamente era successo. Era solamente un'illusione ottica. Infatti, come vedete, se noi andiamo a fotografare in dettaglio questa conformazione, in realtà è tutto tranne che una faccia. Allora, perché questa ci somiglia a una faccia? È un effetto del nostro cervello unito a una serie di altri effetti fortuiti. Il primo effetto è che questa foto è stata presa con una illuminazione molto radente, cioè il sole stava tramontando, ok? E quindi crea tutta questa simbologia di ombre, e soprattutto questa parte di ombra che sarebbe questa parte di insenatura. E poi c'è un altro dettaglio, che è la bassa qualità dell'immagine unita al rumore dei pixel dovuti alla registrazione dell'immagine. Questi puntini neri sono problemi di registrazione dell'immagine. Dovete pensare che in questi anni non esisteva una memoria allo stato solido come siamo abituati noi, o di dischi magnetici. Esistevano dei nastri, ok? E quello che si usava per immagazzinare i dati erano dei nastri. Immaginate le musicassette di una volta, ecco, erano nastri molto simili. E quindi ci potevano essere dei problemi di registrazione all'interno di questi nastri che portavano a queste mancanze di immagini che poi in post elaborazione potevano essere eliminate. Sfortuna vuole che proprio uno dei pixel mancanti finisca proprio dove ci dovrebbe essere il naso, ok? E quindi la nostra capacità del nostro cervello di vedere forme a noi familiari anche là dove non ci sono ha fatto il resto, e quindi abbiamo visto una persona che guarda questa immagine vede assolutamente un volto umano, cosa che assolutamente non è. Quindi è solamente un'illusione ottica unita al fatto della bassa risoluzione dell'immagine. Non abbiamo mai trovato comunque nulla che ci faccia presagire che ci fosse o ci sia stata o c'è della vita attualmente su Marte. Ed è stata esplorata a lungo e largo. Abbiamo mandato 4 rover a partire dal 97 con il Sojourner. Tra l'altro questo è diventato famoso, il Sojourner, recentemente, per chi di voi ha letto il libro, ha visto il film Il Marziano, è il famoso robottino che viene utilizzato per ristabilire le comunicazioni a terra. Questo è stato il primo rover marziano ad essere stato fatto atterrare su Marte. E poi, come vedete, man mano che il tempo passa, abbiamo fatto atterrare macchine sempre più complesse e molto più grosse, e attualmente l'ultima è la Curiosity, la quale è anche riuscita a farsi un autoscatto, un quasi autoscatto, che è questo qua. Ha un braccio meccanico, una camera, e riuscendo a triangolare e a spostare in modo opportuno
la camera, sono riuscito a ricostruire una sorta di selfie, uno dei primi selfie della storia dell'esplorazione spaziale. Bello, è interessante che dai rover abbiamo potuto anche fare la prima astronomia extraterrestre, cioè osservare il cielo come sarebbe visto da un altro pianeta. Ad esempio, la prima cosa interessante è vedere come si vedono le lune che girano attorno a Marte, ma ancora di più vedere come si vede la Terra da Marte, che è questa foto qua, lì in fondo, che è molto luminosa proprio per il fatto che la Terra riflette molto bene la luce del Sole. Una curiosità è la gara, la cosiddetta maratona dei rover. Noi abbiamo mandato rover sostanzialmente in due corpi, sulla Luna e su Marte. E vedete come sulla Luna abbiamo fatto molta strada, addirittura sulla Luna siamo andati anche con delle macchine pilotate per portare gli astronauti. Abbiamo fatto svariati chilometri sulla superficie lunare durante le missioni. Però il primato di strada fatta sulla Luna ce l'hanno i russi con Lunokhod 2, che nel 73, prima di terminare la sua missione, aveva percorso ben 39 km sulla superficie lunare. Opportunity, stranamente, sta arrivando quasi 42 km. Questa slide è vecchia di qualche mese, quindi adesso credo siamo arrivati ai 42 km. E è stata una sorpresa, perché Opportunity non era pensata per sopravvivere molto sul suolo marziano, tanto che il suo gemello Spirit è morto quasi subito, 7 km e 7 sulla superficie prima di spegnersi. Invece, stranamente, anche sul fatto che i controllori a terra sono stati bravi nel gestirlo, nel preservarlo, è ancora in funzione. L'ultimo arrivato, Curiosity, è fatto invece una macchina completamente diversa anche dal punto di vista energetico, ed è fatto per durare svariati anni, per fare molta strada. Quindi si pensa che si spera che questo rover faccia molto, molto di più di 42 km, e staremo a vedere, insomma. Comunque è una macchina molto interessante e molto costosa, tra l'altro. C'è una cosa interessante da dire su Marte, che è il pianeta più esplorato, il pianeta in cui ci abbiamo dedicato più soldi, ma è anche il pianeta che ha il più alto tasso di fallimento. 2/3 delle missioni che partono per Marte falliscono, e soprattutto la quasi totalità, anzi vorrei dire anche la totalità delle missioni russe sono fallite. Okay? Ci sono stati fallimenti più o meno clamorosi, come ad esempio il Mars Climate Orbiter, che fu perso perché una parte del programma ragionava in millimetri, in metri, e l'altra ragionava in pollici e piedi. Quindi c'è stato un problema di conversione delle unità di misura, e è stato perso proprio una sonda, perché proprio il problema di questa conversione ha fatto entrare in un'orbita di 50 km circa la sonda, e quindi era troppo bassa e la densità dell'atmosfera l'ha sostanzialmente distrutta. Quindi ci sono stati anche degli errori clamorosi che da principiante, però può succedere ed è successo purtroppo. Il fatto che Marte abbia questa maledizione per i russi ha negli anni anche sviluppato il cosiddetto detto che Marte è il pianeta rosso ma non è comunista, perché i russi non sono mai riusciti ad avere un successo che fosse un successo di esplorazione di Marte, mentre gli americani attualmente hanno il primato con il maggior numero di robot e di sonde che lo studiano, e sostanzialmente in Marte ormai conosciamo veramente molto, è strastudiato, stramappato, lo conosciamo con un dettaglio al suolo veramente di poche decine di metri per pixel, quindi, e conosciamo molto bene anche le sue lune. Verso invece, oltre al sistema solare, all'interno del sistema solare,
Siamo andati poche volte, ci sono, oltre alla fascia degli asteroidi, siamo andati solamente con 8 sonde. E il problema è dato dall'energia e anche dalla difficoltà dell'impresa. Allora, il problema dell'energia quando si va oltre Marte qual è? Che i pannelli solari che mi servono per produrre energia diventano di dimensioni mostruose. Ad esempio, una sonda di media grandezza che richiede una potenza di circa 400 watt, se volessi alimentarla con dei pannelli solari su Saturno, dovrei fare dei pannelli solari di 174 metri quadri, almeno. In realtà poi devo tener conto che questi si degradano nel tempo, quindi devo fare ancora più grandi, circa il 20% in più. Se poi devo andare su Nettuno, devono essere di 1 km 700 metri quadri, e il chilometro quadro è 700 metri quadri, quindi una cosa che non ci stanno neanche nella slide. Quindi chiaramente il problema dell'energia è immenso. Ci sono però dei record, si sta facendo molti studi e alcuni record, due record sono: il primo, la sonda Rosetta, la quale ha detenuto il record per pochi anni, dal 2004 fino al 2011, come l'oggetto terrestre con i pannelli solari più grandi, 64 metri quadrati. E è anche stato l'oggetto, sempre avete avuto il record, di sonda che ha operato più lontano al Sole, è arrivata a 5,2 unità astronomiche e operava a questa distanza con una energia prodotta dai pannelli solari di soli 400 watt, infatti fu messa in ibernazione proprio per questo motivo, e quindi ha detenuto il record per pochi anni, perché ora gli americani hanno un nuovo record, hanno fatto un metro quadrato più grande, giusto per avere il record, ma il record grosso è che questa sonda è in piena operazione attorno a Giove, sarà in piena operazione attorno a Giove e sarà interamente sviluppata da pannelli solari. La ricerca di pannelli solari è molto importante su questo campo, perché utilizzare i pannelli solari adesso si utilizzano quelli di Juno, hanno un'efficienza del 29% circa, sono dei pannelli molto particolari fatti da layer di differenti semiconduttori che riescono a raccogliere abbastanza energia in un ampio spettro tra il visibile e l'infrarosso, ma il problema principale è che la fonte di energia alternativa che abbiamo è quella nucleare per lavorare con sonde che vanno oltre Giove. E si tratta sostanzialmente di sfruttare il calore che viene prodotto dal decadimento radioattivo di un materiale fissile, che può essere, ad esempio, nel caso dello spazio, si usa il plutonio 238. E sostanzialmente questo materiale per decadimento radioattivo produce calore e quindi si riesce a produrre energia. Queste sono sostanzialmente le sonde che hanno esplorato il sistema solare all'esterno e che hanno montato questi generatori a radioisotopi, quindi chiamiamoli pile atomiche. Come vedete, ovviamente tutte quelle che sono andate nel corso degli anni fino a Giuno hanno tutte montato generatori a radioisotopi. C'è una filosofia su questa cosa, ad esempio l'Agenzia Spaziale Europea non vuole montare questo tipo di energia nelle proprie sonde, quindi però attualmente sono precluse missioni al di là di Giove per loro, ovviamente per l'Agenzia Spaziale Europea, perché attualmente anche con i pannelli solari che abbiamo oggi non riusciamo ad avere sufficiente energia per far funzionare la sonda. Gli americani invece sono un po' più sciolti su questo punto e quindi tutte le sonde che sono andate verso l'esterno sono tutte state intense. Peraltro, alcuni rover, ad esempio Curiosity, come vi ho detto, fatto per durare molto, perché anche lui monta una pila atomica, proprio per non avere problemi di avere i pannelli solari che poi sulla superficie di Marte si coprono e quindi si degradano molto più velocemente. E quindi l'energia cala in modo esponenziale. Quando si va a esplorare un pianeta esterno, quindi il problema si fa sempre flyby e poi si entra in orbita, però questa volta già fare un flyby è difficile, entrare in orbita è una cosa assolutamente complicata. Perché? Perché sono molto lontani.
tanto più lontano è il pianeta, tanto più è difficile fare un flyby e tanto più è complicato entrarci in orbita. Ad esempio, pensate che per ad esempio fare un paragone proprio brutale, per fare un flyby di New Horizons su Plutone è più o meno stato come centrare, sparando con un fucile da qua, un bersaglio che si trova ben oltre Castelfranco. Vorrebbe dire colpirlo, ok? È veramente di una difficoltà inaudita riuscire a scegliere la traiettoria giusta. E poi c'è un altro problema, che sono le comunicazioni. Queste vanno alla velocità della luce e, come vedete, mi sono un po' divertito a calcolarmi i tempi che impiega un segnale da Terra arrivare alla sonda e tornare indietro. Questi sono tempi ottimistici in realtà, perché sono, si riguardano quando i due pianeti sono alla minima distanza fra loro. Quando invece abbiamo configurazioni geometriche maggiori, i tempi possono aumentare. Comunque vedete che già per arrivare su Giove io invio un segnale alla sonda e avrò una risposta 66 minuti dopo. E questo è un problema, perché la sonda significa che è da sola sostanzialmente a prendere anche delle decisioni, talvolta deve prendere delle decisioni lei stessa, perché non ha il tempo di comunicare a Terra e chiedere cosa deve fare. E quindi, dal punto di vista tecnologico, lo sviluppo di sonde per l'esplorazione del sistema solare esterno richiede ad esempio tutto uno sviluppo di software in grado di dargli una sorta di intelligenza a questa sonda, di riuscire a reagire a imprevisti o a problematiche anche da sole. Poi non parliamo che ad esempio una sonda che va già su Saturno, come ad esempio la Cassini, impieghiamo 2 ore e 20 minuti per avere una risposta al nostro segnale, e quindi sostanzialmente lei deve essere assolutamente autonoma. Per quanto riguarda, sarà un video per farvi vedere la traiettoria, ok. Per quanto riguarda le traiettorie, anche le traiettorie sono difficili da definire. Vedete che ad esempio per arrivare su Saturno quanto casino dobbiamo fare, proprio per il problema che vogliamo sfruttare solo la gravità e sfruttare il meno possibile i motori e usare il meno carburante possibile. E quindi se lo si fa con la forza di gravità o entrando in orbite specifiche e utilizzando quella che si chiama leva gravitazionale. Cioè, cosa faccio io? Passo vicino a un pianeta e sfrutto il suo campo gravitazionale per accelerare o decelerare. In questo modo riesco a ridurre i tempi di percorrenza. Però devo fare con queste traiettorie un po' strane, e talvolta per andare su Saturno devo iniziare ad andare dalla parte opposta. Come vedete, Cassini è partita, è andata verso Venere, ha incontrato Venere, quella fionda gravitazionale ha aumentato la velocità, poi ha incontrato Giove, altra fionda gravitazionale, ha aumentato ancora la velocità, ha curvato la sua traiettoria per arrivare su Saturno. Quindi la difficoltà anche nel tragitto è difficile. Quando si è iniziato a esplorare l'esterno, le prime sonde che sono state inviate erano le Pioneer 10 e le 11, e avevano lo scopo, erano delle sonde a basso costo ed erano sviluppate allo scopo di esplorare e vedere se era fattibile superare la fascia degli asteroidi, ad esempio, e se era fattibile gestire una sonda a così alte distanze. Queste furono mandate due, un paio da 10 e un paio da 11, erano due gemelle. La prima intercettò solo Giove, la seconda arrivò anche ad intercettare Saturno. Le prime volte che noi esploravamo Giove e Saturno. Una curiosità delle Pioneer è il famoso messaggio per gli alieni che questo signore Carl Sagan gli propose durante lo sviluppo della missione, e è sostanzialmente una targa che dovrebbe spiegare a una civiltà extraterrestre che magari un domani troverà questa sonda, perché questa sonda poi, dopo aver incontrato Giove o Saturno, nel caso della Pioneer 11, sono state lasciate andare alla deriva verso l'esterno del sistema solare e si stanno allontanando verso spazio profondo. E questa targhetta dovrebbe spiegare più o meno chi sono i costruttori di questo manufatto e come siamo fatti, usando anche un po' le variabili che si trovano nell'universo. Quindi
come siamo fatti, uomo e donna, la nostra misura rispetto all'antennone della Pioneer, e poi ad esempio come è costituito il nostro sistema solare, da dove è stata mandata la sonda, anche se su questo si sono sollevate svariate polemiche, perché alcuni studiosi si sono posti la domanda se un'altra civiltà evoluta abbia il concetto di freccia come lo abbiamo noi, o abbia una freccia diversa. Cioè, non è scontato, perché noi il concetto di freccia nostra arriva dalla caccia. Come possiamo sapere se altre civiltà hanno lo stesso concetto di freccia? Quindi c'erano un po' dei problemi su questa parte della targa. E poi questa parte un po' più complicata è un metodo che usano gli astronomi per far capire a una civiltà extraterrestre dove siamo esattamente, dove è il nostro Sole all'interno della galassia. E sostanzialmente queste linee, vedete, linee tratteggiate, linee in verticale o orizzontale, sono altro che codice binario 1-0, e serve per indicare la triangolazione rispetto a delle pulsar note, vi viene riportata la frequenza, la loro posizione, e una civiltà intelligente dovrebbe essere in grado di riconoscere questo messaggio e di quindi capire dove siamo e come siamo fatti. Ah, interessante da notare che le altezze vengono riferite ad esempio rispetto a una costante universale, che è la lunghezza d'onda dell'emissione dell'idrogeno neutro, che è l'emissione che si trova ovunque nell'universo, guardando in qualsiasi direzione, ha 21 cm di lunghezza d'onda questa emissione, ed è rappresentata da questo disegnino qua, e vi dice che l'1, ok, è 21 cm, e quindi questo numero binario 1000, che corrisponde a 8, vi sta dicendo che la donna è mediamente alta 8 volte la 21 cm, che è circa 1,68 m più o meno. Quindi è un metodo scientifico per comunicare con gli alieni. Vedremo se avrà i suoi frutti. Abbiamo iniziato a visitare quindi Giove e Saturno, e nello stesso periodo si stava sviluppando quello che poi è diventata una sonda leggendaria, direi, le Voyager, cioè ancora due gemelle, Voyager 1 e Voyager 2. E le Pioneer sostanzialmente erano quelle che andavano ad aprire la strada, dovevano un po' capire come funzionava, per poi mandare queste sonde che invece sono molto più sofisticate, con molti più strumenti. Era l'anno 1977, usciva il primo episodio di Star Wars. È un particolare interessante, perché fra poco capirete perché. Le Voyager inizialmente dovevano visitare anch'esse Giove e Saturno, poi durante lo sviluppo della missione si scoprì che c'era uno strano allineamento dei pianeti, e la Voyager 2, con una manovra un po' particolare intorno a Saturno, poteva essere deviata verso anche i pianeti più esterni, Urano e Nettuno. Era un'occasione con i fiocchi, però doveva essere provata, e proprio per questo motivo la Pioneer 11 fu deviata dalla sua traiettoria originale, proprio per tentare una manovra molto simile a quella che la Voyager alcuni anni dopo avrebbe dovuto fare per raggiungere Urano e Nettuno. E quindi ancora una volta le Pioneer erano veramente un banco di prova per la missione successiva, le Voyager 10 e le Voyager 2. Anche le Voyager avevano un messaggio per gli alieni un po' più sofisticato. Questa volta avevano inserito un disco che riporta alcune immagini, voci, musica, cose caratteristiche, suoni della nostra, del pianeta, della natura, e una piastra con molti segni simili a quelli che abbiamo visto della piastra un po' più primitiva delle Pioneer, e poi tutta una serie di nuovi segni che più o meno spiegano a questa civiltà presunta che dovrebbe trovare le Voyager, anche se sono state lasciate andare verso l'esterno sistema solare e verso l'universo, questi segni dovrebbero spiegare a una civiltà extraterrestre come costruire l'oggetto per leggere il disco. Non lo so se sia fattibile o no, però la scelta è stata fatta, questa è la scelta che è stata fatta, ed è stato installato sia nella Voyager 1 che nella Voyager 2. Sono fatti d'oro i dischi.
E la Voyager 1 e 2 è una delle sonde che ha prodotto più risultati scientifici, più scoperte, più conoscenze di tutti quanti. Ha osservato per la prima volta un'eruzione vulcanica all'esterno della Terra, su Io. Ha studiato in modo approfondito durante i flyby sia l'atmosfera di Giove che poi anche il sistema di Saturno. Ha iniziato a studiare bene anche la luna principale di Titano, suscitando un po' di interesse degli scienziati. E poi ha osservato un pianeta un po' strano, una luna, si chiama Mimas, luna di Saturno, che assomiglia molto alla Morte Nera dell'episodio 4 del 77. Peccato che la Morte Nera sia stata concepita nel 77 e Mimas sia stato osservato l'anno prima dalla Pioneer 11, quindi nel 79, esattamente 2 anni dopo, e poi nell'80 dalla Voyager 1. Quindi in realtà è stata una pura casualità che George Lucas abbia inventato una forma che esiste nel Sistema Solare. Però molto, molto spesso si domandano se abbia preso ispirazione. No, è impossibile, perché il film era già fuori ancora prima che venisse osservata per la prima volta. E poi, verso Urano e Nettuno, attualmente questi pianeti sono stati esplorati solo dalla Voyager 2. Non abbiamo mai più pensato a missioni verso di loro. Adesso ce n'è in studio una, però è ancora molto, molto indietro nella fase di sviluppo e deve ancora essere, bisogna ancora capire se verrà selezionato o no, quindi c'è un'idea, ma penso che passeranno ancora molti anni. E anche qui abbiamo molti meno dati rispetto agli altri pianeti, perché purtroppo appunto la Voyager 2 ha fatto solo un flyby e peraltro non erano gli strumenti che portavano, non erano proprio pensati per analizzare questi pianeti. La condizione di illuminazione iniziava a essere bassa e quindi gli scienziati di allora hanno fatto i salti mortali per riuscire a portare il massimo che potessero, e abbiamo scoperto parecchie cose. Una cosa un po' particolare è che su Nettuno ci sono i venti più forti, più veloci in assoluto del Sistema Solare, soffiano a circa 2000 km orari, quindi una velocità folle. E vabbè, poi probabilmente questi non sono gassosi in realtà, ma considerando le temperature, le pressioni che ci sono all'interno, devono essere formati di metano liquido. Quindi, però c'è ancora molto da capire su questi pianeti, sarebbe interessante studiarli. Come ho detto, sono state lasciate andare verso l'esterno, alcune non funzionano più, altre stanno funzionando ancora, e sembra che almeno le Voyager siano uscite dal sistema solare nostro, cioè la quantità di particelle che misurano provenienti dal Sole è più o meno uguale a quella che misurano provenienti da tutte le altre stelle. Quindi sembra che effettivamente ormai queste sonde si trovino ben al di là del confine del nostro sistema solare, e chissà un domani se qualche alieno le troverà e verrà a farci visita. Questa è una domanda interessante. Anche loro hanno fatto un bellissimo foto di gruppo, questa volta viste da circa 40 unità astronomiche ben al di là di Plutone. Hanno fotografato il sistema solare, qui c'è un po' una simulazione di come erano i pianeti, e vedete, quindi abbiamo la nostra fotografia sia da Mercurio sia da sostanzialmente una distanza oltre Plutone, e quindi è una fotografia di gruppo carina, ci fa capire più che altro quanto piccoli e quanto insignificanti siamo. Poi ci sono state alcune missioni per lo studio dei pianeti giganti, solamente Giove e Saturno sono state studiate, poi finalmente la New Horizon nel 2015, come vi ho detto, ha operato il primo flyby. Di Giove, anche grazie alla missione Galileo, che c'è stata in orbita attorno a Giove per esattamente 8 anni, e poi tra l'altro ha anche inviato una sonda al suo interno di Giove per capire l'atmosfera, come funziona. Conosciamo molto, molto bene il suo sistema, abbiamo studiato molto bene
le eruzioni vulcaniche che avvengono su Io, e anche la sonda Galileo aveva una tecnologia molto spinta per l'epoca, era una delle ultime che ha utilizzato i nastri per memorizzare. Dopo, già dalla Cassini abbiamo iniziato a utilizzare memoria in stato solido, quindi la tecnologia stava andando avanti. Ed è stata una grande missione questa, perché Giove è molto, molto difficile dal punto di vista dell'ambiente radioattivo. Ha un grande campo magnetico e quindi attorno a Giove è molto ricco di particelle che mette a dura prova la resistenza di sonde automatiche, interferisce con la strumentazione elettronica, le mette fuori uso, e è stata veramente una grande prova di ingegneria, direi. Tra l'altro, una curiosità: la Galileo, assieme alla Magellano e alla Ulisse, sono le uniche tre sonde interplanetarie che sono state lanciate con lo Space Shuttle. Poi si è capito che non conveniva dal punto di vista dei costi e si è tornato col metodo tradizionale, il razzo che porta la sonda in orbita. Quindi anche, sono stati fatti molti esperimenti, soprattutto dal punto di vista del lancio, e alla fine, come si faceva negli anni 50, è ancora il metodo più economico. La Galileo ha scoperto anche una cosa molto interessante: questo è l'asteroide Aida. Durante il suo volo per arrivare su Giove, una fascia degli asteroidi ci ha passato vicino a questo asteroide e ha scoperto che lui ha una luna, un piccolo sassolino di nome Tutatis, che ci gira attorno. Quindi vedete che effettivamente ci sono svariate condizioni nel sistema solare, varie configurazioni orbitali, e un asteroide che ha una sua luna, quindi è una cosa che non si era mai vista prima, è una cosa anche abbastanza unica, fino ad ora non abbiamo mai osservato. Su Saturno abbiamo la Cassini, una sonda molto più nuova del 2004, tecnologie molto più nuove, questa è ancora in operazione, è una delle ultime grosse missioni che gli Stati Uniti hanno finanziato, veramente enorme, con tanti strumenti, con un'aspettativa di vita molto, molto, molto lunga, è ancora in funzione tutt'oggi e rimarrà in funzione probabilmente fino al prossimo anno. E ci ha fatto scoprire veramente molte, molte cose di Saturno. E più anche ha trasportato un piccolo lander in cui l'Italia ha realizzato molte apparecchiature, che è atterrata su Titano, che è la luna maggiore. E Titano è interessante perché è una luna formata da un'atmosfera molto ricca di azoto e metano, addirittura qui il metano viene giù liquido, direi che una qualsiasi azienda che si occupa di gas potrebbe pensarci di realizzare un giacimento, perché ce n'è in abbondanza. E quello che è interessante è che l'oggetto più lontano che abbiamo raggiunto, in cui ci siamo atterrati con un semplice lander che ha funzionato per qualche ora, è stata anche questa una sfida tecnologica immensa. Solita foto di gruppo, questa è la Terra vista da Saturno, vedete quanto luminosa sia, quindi deve essere uno spettacolo vederla da queste distanze, e anche qui forse ci fa capire ancora di più quanto piccolo è il nostro pianeta e quanto delicato è. E poi siamo arrivati alla Blue Horizon, che avete tutti conosciuto dalle cronache. E Plutone, che è un pianeta dalla forma un po' particolare, con questo cuore, hanno fatto il pelebuscino del cuore, poi anche la solita morte nera che gli appassionati di astronomia è sempre ben visibile. E Plutone è stato scoperto nel 1939 da Tibau, il quale, curiosità, attualmente è ospitato nella New Horizon, meglio, parte del suo corpo è ospitata nella New Horizon. Come macabro omaggio, lui è stato cremato, una parte delle ceneri è stata scelta di inserirle nella sonda e farle transitare vicino al pianeta che lui aveva scoperto poco meno di
80 anni fa. E un po' macabra come storia, però anche questo si sono inventati. E è stato importante perché ha dimostrato come la tecnologia nell'esplorazione spaziale sia andata avanti naturalmente negli ultimi anni, e soprattutto ha rivelato come pianeti, cioè corpi così lontani, abbiano in realtà degli interessi molto dal punto di vista del capire come il sistema solare si è formato e quali sono i meccanismi che lo regolano. Un altro esempio sono le comete, per capire come il sistema solare si è formato. La prima sonda che ha incontrato una cometa fu nell'86, la Giotto, e anche questa volta Padova c'ha molto su questa sonda, perché il nome fu deciso nella Cappella degli Scrovegni, sempre per opera di Giuseppe Colombo. Uno dei primi meeting degli scienziati che dovevano sviluppare questa sonda venne a Padova, lui gli portò a visitare la Cappella degli Scrovegni, e sulla natività dipinta da Giotto si pensa, non si è sicuri in realtà se sia vero o no, però si pensa che Giotto si abbia preso ispirazione dal passaggio della cometa di Halley attorno ai primi anni del 1300, e quindi una sonda che andava ad incontrare la cometa di Halley sembrava opportuno chiamarla appunto Giotto, ed ecco perché questa sonda si chiamò, viene proprio chiamata Giotto, viene proprio deciso nella Cappella degli Scrovegni. Quindi se vi capiterà di andare a visitare questa bellissima perla del Padovano, ricordatevi che la natività osservata su questa cappella ha ispirato il nome di una sonda, e quindi abbiamo avuto il primo flyby di una cometa. E poi, come in realtà poi negli anni successivi abbiamo tentato altri flyby, ma il migliore in assoluto è quello della famosa sonda Rosetta, che ha potuto studiare per ben 2 anni, sta ancora studiando fino alla fine di quest'anno con la cometa Churyumov-Gerasimenko, e scoprendo veramente, rivoluzionando un po' quello che noi sapevamo delle comete. Curiosità, ancora una volta Padova anche in questa missione è fortemente coinvolta, perché uno dei principali strumenti che raccoglie immagini, la Wide Angle Camera, è stata proprio interamente progettata a Padova e quasi interamente realizzata in quasi tutte le parti da Industrie del Veneto. Quindi vedete che pur sembrano cose molto lontane, ma in realtà su questa missione hanno lavorato molte persone di Padova e del Veneto in generale. Qui poi c'è stato l'atterraggio di File nel novembre del 2014, il tragico atterraggio, perché non ha funzionato quasi niente durante l'atterraggio. File si è appoggiato, poi ha rimbalzato, poi si è adagiato su un fianco, precludendo la possibilità di raggiungere, di avere luce sufficiente per funzionare. Quindi dopo poche ore dall'atterraggio e quando si è fermato, File ha smesso di funzionare. Poi svariati mesi dopo si è rifatto sentire, ma la posizione e la quantità di energia scarsa a disposizione non ha permesso fare tutto quello che si sarebbe voluto. Però idealmente abbiamo dimostrato che è fattibile atterrare su una cometa e casomai anche studiarla in modo approfondito. Abbiamo fatto molte cose molto simili con gli asteroidi, e svariate missioni hanno portato allo studio degli asteroidi, ma la missione più interessante era Dawn, che è ancora in funzione, che ha studiato i 2 corpi maggiori che si trovano nella fascia degli asteroidi, cioè la fascia che sta tra Marte e Giove. Ha studiato prima Vesta e poi Cerere, e anche qui ci sarebbero molte cose interessanti da dire su questi 2 corpi interessanti, perché ci raccontano molto della fase iniziale della formazione anche della Terra, quindi la fase protoplanetaria. E anche queste missioni, in
interessante da dire che su questa missione è stata provata tutta tecnologia nuova, spinte con motori non più chimici ma motori a ioni, cioè che sfruttano dei piccoli getti di gas ionizzati che danno la spinta, quindi danno spinte piccole ma continuative, e questo permette anche di ridurre molto la quantità di carburante trasportato. Volevo concludere con una piccola nota. Tante volte ci si chiede: ma perché si fa questa cosa? Perché si spendono soldi? Ma perché si spendono tutti questi soldi? La risposta principale è che sono due. La prima è che l'uomo è curioso di per sua natura. La seconda è che il fatto di voler esplorare pianeti lontani, con ambienti anche abbastanza difficili, porta ad avere dei problemi che richiedono uno sviluppo di tecnologia molto spinta. Questa tecnologia molto spinta può essere sviluppata solo in alternativa in ambito militare, con la differenza che quando viene sviluppata in ambito militare il ritorno civile è basso, perché una tecnologia militare di solito viene sfruttata per svariati anni prima che possa anche essere quella tecnologia sviluppata dal punto di vista civile. E l'applicazione spaziale invece, soprattutto a livello di materiali, di comunicazioni, di queste cose qui, trovano un rapido utilizzo subito nell'ambito civile. E quindi, diciamo, è un grosso volano per lo sviluppo tecnologico. Poi ho anche detto che permette anche di lavorare a un indotto mostruoso dal punto di vista industriale. Comunque queste sonde non è che le fanno i centri di ricerca, non è che le fanno le persone che lavorano nei centri di ricerca, il concetto viene fatto nei centri di ricerca, poi lo sviluppo, i materiali, la costruzione viene fatta da industrie civili di solito. In Italia ne abbiamo un paio di molto grosse che costruiscono gran parte delle sonde e dei satelliti che vengono lanciati dall'Europa, e su queste industrie lavorano svariate centinaia di persone, quindi abbiamo un indotto dal punto di vista economico notevole. E poi però va anche fatto un po' un raffronto in dollari rispetto a quello che noi spendiamo per una missione e quello che noi spendiamo per farci la guerra. Ad esempio una portaerei di classe abbastanza recente costa quasi come due volte il costo della missione Curiosity, del rover che si sta muovendo attualmente, dell'ultimo rover che abbiamo mandato su Marte. Un F-35 costa circa un quinto di una missione che è andata a esplorare, ad esempio, Vesta e Cerere. Costa, e sono rimasto abbastanza sorpreso nel vedere la quantità di soldi che solo gli Stati Uniti hanno speso nel corso della guerra in Iraq. E senza considerare gli indotti dovuti alle pressioni pensioni che sono andate alle vedove, pensioni che sono rimaste mutilate di guerra, è una spesa spaventosa. Se solo il 10% di questa spesa fosse dedicata all'esplorazione dello spazio, avremmo veramente missioni, molte più missioni di quelle che abbiamo adesso, soprattutto nello sviluppo tecnologico, secondo me, che poi ha delle grosse ripercussioni nell'ambito civile, veramente molto di più di quello che avremo adesso. Quindi quello che dico sempre è va bene spendere in ricerca, ma ogni volta che si spende per la conoscenza è sempre qualcosa di guadagnato. Grazie. Grazie a Len per questa seminario, è veramente interessante. Ho suonato un po', ma... E se ci sono domande? Lasciamo vedere.
io ne avrei una curiosità. Tu dicevi che l'Agenzia Spaziale Europea ha escluso l'utilizzo di pile totem, ma qual è la ragione che si sta dietro? Allora, sviluppo tecnologico che allora attualmente è una tecnologia che costa meno chiaramente dei pannelli solari, cioè se si va a vedere il costo di watt su chilo costa molto meno sia in termini di massa che anche proprio in termini monetari, però ha grosse problematiche dal punto di vista della sicurezza, soprattutto della sicurezza degli operatori. Quando io ho svariati chili di plutonio che mi girano, devo comunque essere sicuro di avere operazioni di mantenimento in sicurezza molto, molto avanzate, e quindi sono di costi non tanto il generatore a radioisotopi, ma tanto tutto quello che ci sta intorno per poterlo gestire. E poi diciamo che l'Europa ha sposato molto la causa ambientalista e c'è una grande dubbio sul fatto che se la missione che trasporta magari grandi quantitativi di questo materiale fissile dovesse fallire al lancio, avremo dispersione di materiale radioattivo nell'atmosfera. Questo è chiaramente è possibile, ma è poco probabile, perché comunque gli schermi che vengono progettati per mantenere questo materiale fissile sono anche pensati per resistere ad eventuali esplosioni. Chiaramente il rischio zero non esiste, quindi si è preferito non proseguire per quella strada e probabilmente attendere che la tecnologia faccia il suo corso e che forse fra 10-15 anni vengano sviluppati dei pannelli solari ad altissima efficienza che permettano quindi anche di andare al di là della distanza attuale che possiamo percorrere. Giove era inarrivabile fino a 10 anni fa, ora è, si dimostra, speriamo che vada tutto a buon fine, ma è abbastanza dimostrato che si riesce ad arrivare su Giove con pannelli solari, ma chiaramente il tutto va scalato, quindi il futuro ci dirà cosa succede. Comunque va detto anche che l'agenzia americana sta investendo molto sullo sviluppo di pannelli solari, quindi anche loro preferiscono evitare il lancio di materiale fissile. Chi invece non è sotto controllo da questo punto di vista sono le agenzie spaziali emergenti come quella indiana o quella cinese. Le sonde che sono state inviate, diciamo, le prime sonde, le prime missioni spaziali che magari sono ancora attive oggi, vengono ancora utilizzate per la ricerca oppure sono state... Allora, la vita di una sonda è data da due fattori principali, sempre, indipendentemente dal fatto che rimanga in orbita o no. Il problema è che la vita della sonda finisce nel momento in cui finisce il carburante e quindi non ho più possibilità di controllarla. Quindi lei va sostanzialmente alla deriva e quindi la prima conseguenza principale è che non riuscendo più a controllarla, l'antenna ad alto guadagno che serve per le comunicazioni di solito perde l'orientamento rispetto alla Terra e quindi non ho più possibilità di comunicare. La seconda grande causa di una fine missione sono i costi di mantenimento a terra, perché ci deve essere del personale che lavora costantemente, giorno dopo giorno, ne calcola la traiettoria, fa le correzioni, raccoglie i dati e questo richiede anche infrastrutture, richiedono quei grandi antennoni che si vedono nei prati, ad esempio in Olanda o in Francia, in Spagna, così, qua che un po' per tutta la terra costano. Devono essere mantenuti, quindi quando il budget di mantenimento per la missione finisce, se anche la missione potrebbe andare avanti, si decide di lasciarla al suo destino. Quindi no, di solito quando la missione è finita, non viene più riutilizzata. Le Voyager, ad esempio, quelle che non hanno più sufficiente energia e se non hanno perso l'orientamento sono state abbandonate. Esiste ancora una delle due Voyager che è tuttora in contatto, però perché è un caso particolare,
però di solito una vita media di una sonda va dai 5 anni, 8 anni, 10 anni, fino ai 15 anni, insomma. Quindi la Cassini fra poco finisce la sua vita, ha fatto 12 anni circa. Non è previsto un programma, diciamo, per il recupero? Per... No, costerebbe troppo e non ne vale la pena, anche perché tenete presente che quando si parla di spedizioni spaziali, se la sonda sta operando oggi, la tecnologia di 10-15 anni fa, comunque tecnologia... La Cassini è stata sviluppata dal 97, è stata lanciata nel 2004, quindi comunque la tecnologia dei primi anni del 2000. Ma non ci sono neanche materiali, diciamo, pregiati, non so, che vanno utilizzati per... No, costerebbe di più riportarli che il guadagno di utilizzarli. No, viene abbandonata. Anzi, ti dirò di più, di solito vengono fatte schiantare opportunamente. Tipo la Messenger su Mercurio è stata fatta schiantare sul suolo. La sonda Rosetta verrà fatta adagiare sulla cometa stessa. Dopo non si sa se continuerà a funzionare per un po' oppure no. Perché comunque nel momento in cui si avvicinano si possono raccogliere dati. Molto, e quindi si sfrutta, tanto poi dopo verrebbe comunque persa, quindi tanto vale farla schiantare e raccogliere più dati possibili prima del fatto che non si utilizzi più. E questo è successo per la Galileo su Giove, oltre a avere la sonda che è entrata sull'atmosfera, poi è stata fatta schiantare anche lei stessa sull'atmosfera per raccogliere dati. Destino che avrà la Cassini, e molte sonde hanno questo destino. Con Marte invece è un po' diverso il discorso, perché si ha paura di inquinare il pianeta, magari con materiale o con microrganismi o batteri che provengono dalla Terra, quindi si preferisce magari o farle bruciare in atmosfera o allontanarle, mettere in orbita il cimitero, però più che altro si fanno bruciare. Però insomma, diciamo, sui pianeti gassosi si fanno schiantare, diciamo. Se è per caso, è un esempio delle decisioni che prende la sonda da sola, sì, quando può entrare in contatto. Un esempio potrebbe essere, ad esempio, durante il flyby di Plutone. Chiaramente a terra è stato predisposto tutto il piano di misure che doveva fare. Una cosa che non ho detto è che tanto più lontano si è, oltre ad avere il ritardo di comunicazione, si ha anche la velocità si riduce esponenzialmente di comunicazione. Quindi durante il flyby di Plutone non era conveniente fare in modo che la sonda comunicasse con noi, era conveniente che tutto il tempo disponibile fosse concentrato a raccogliere dati. E ad esempio la sonda doveva decidere se osservava determinate carenze sulle immagini che raccoglieva, di passare ad altri tipi di analisi, ad esempio. Se ad esempio la condizione di illuminazione non era sufficiente, le camere che facevano imaging non raccoglievano dati sufficienti, allora la sonda doveva decidere di usare un altro strumento e fare la spettroscopia, cose del genere. Altri esempi potrebbero essere che ad esempio si trova fuori un imprevisto, magari viene colpita da un micrometeorite, potrebbe succedere, quindi si trova un attimo, perturbata dalla sua traiettoria, lei deve decidere cosa fare per rimettersi in traiettoria. Queste sono un po' le cose che devono decidere. Oltre al fatto che se c'è un malfunzionamento, uno strumento che non funziona, cosa deve fare? Lo spengo? Lo riavvio? Ma queste sono tutte queste istruzioni sono precaricate sulla Terra oppure vengono? Allora, alcune vengono precaricate, però c'è sempre la possibilità di aggiornarle anche in volo. Quindi ad esempio, un esempio può essere File, è stato messo in stand-by, ma è stato caricato il programma per lo stand-by, per il risveglio programmato, è stato caricato ben dopo rispetto al lancio. Quando si sono accorti che non sarebbe sopravvissuto molte ore, prima che finisse la corrente dall'energia andasse sotto il livello minimo, ha deciso di metterlo in ibernazione, che ne ha caricato le istruzioni e poi lui
di sua spontanea volontà si svegliava, decideva se aveva energia sufficiente per comunicare oppure no, se non ce l'aveva ritornava a dormire, fino a quando poi ha avuto energia sufficiente e ha ricominciato a comunicare. Sì, mi avete un paio di domande, in realtà mi colpisce sempre un po' quando si parla di come sono fatti i vari pianeti, questi ambienti alieni che si creano con fatti di cui non siamo abituati. Quella che hai definito della neve fatta di metalli pesanti, ad esempio, quello è... È un'ipotesi, non è... Cioè, ma al di là del fatto dell'ipotesi che si tratti di questo, ma... di materiali, di metalli in questo stato, cioè lo stato stesso in cui sono è un'ipotesi o è stato modellizzato? Si sono fatte degli esperimenti, no, degli esperimenti in realtà no, si sono fatte degli studi di modelli teorici. Esatto, sì, che potrebbero lasciar presumere che si possa formare uno stato del genere. E, in realtà è una delle tante ipotesi. Quello che è poco ma sicuro è che ci sono delle zone della superficie che riflettono enormemente di più rispetto ad altre. Quelle che di solito la gran parte del pianeta si è riuscito un po' a capire che sono rocce di varia natura, ma si è un po' riuscito a capire cosa c'è, però quelle zone là rimangono tuttora, sono delle ipotesi, ci sono ma non si capisce bene, non si riesce a vedere chiaramente. Al suo ritorno l'eco radar, che è molto più intenso rispetto che in giro. E l'ipotesi che hanno fatto è stata una delle tante ipotesi di questa. Perché aver modellizzato in che stato è, come riflette la terra, sono quel po' di ipotesi sì, in mezzo. Sì, tante volte si ragiona. Ad esempio, perché si è atterrati su Titano, anche un'altra ipotesi. Perché anche Plutone appare marrone, rossastro marrone, Titano appare questo giallo marroncino, perché si formano dei composti che si chiamano toline, che sono praticamente dei composti che partono da elementi semplici organici, non so, tipo il metano, che interagisce con i raggi UV che arrivano dal Sole, che pur essendo lontani arriva un po' di UV, e di fare agire con composti tipo inorganici, tipo per essere l'azoto, e formano queste molecole abbastanza complesse che sono pesanti e si depositano come fosse una fanghiglia. A seconda delle condizioni, la quantità di azoto che c'è, delle condizioni di pressione, di temperatura, così, si formano vari tipi di molecole e danno questi colori caratteristici ai vari pianeti, soprattutto nella parte esterna del sistema solare si osservano queste cose. Però si è scoperto con vari esperimenti in laboratorio che questi strati di tolina potrebbero essere utilizzati da microrganismi per sopravvivere, e quindi ad esempio perché si è deciso di andare su Titano? Perché comunque lo strato di tolina che c'è nella superficie potrebbe comunque creare un buon background per organismi, ad esempio unicellulari che sopravvivono, e anche questa è una forte assunzione, nel senso, si sa che questi ci sono anche degli esperimenti laboratori che lo dimostrano, però osservato non si è mai osservato. Sì, schiamo quindi portarci di voi. Il problema grosso è sempre quello, infatti ci sono degli stretti protocolli di sterilizzazione. E inizialmente non lo si faceva, poi cosa è successo? Durante l'Apollo 12 gli astronauti sono riusciti ad atterrare, come previsto peraltro, vicino a una delle sonde Ranger che erano state sviluppate negli anni precedenti per sondare un po' il terreno, per dare un po' un'idea di dove atterrare quegli astronauti, e riportarono pezzi di questa sonda a terra, e scoprirono che sulla guarnizione di
che veniva utilizzato per sigillare una delle camere, all'interno non era stata sterilizzata in modo opportuno e hanno trovato degli streptococchi ancora in vita dopo 8 anni di permanenza sulla Luna. Quindi da lì si è capito che effettivamente di batteri anche abbastanza sofisticati possono sopravvivere tranquillamente in ambiente spaziale, cosa che si riteneva essere un ambiente assolutamente inospitale da lì. Però in realtà questo è possibile. Quindi maggior ragione se vai su un posto dove sai che potrebbe attecchire. Esatto, e questo è un grosso problema. Ma scusi, ma è un grosso problema solo per dopo non falsare i risultati? Perché se io vado e dico ho trovato lo streptococco e lo sono portato io. Anche perché poi dalle analisi che si fanno capire proprio che se ci vuole un po', quindi, oltre alla brutta figuraccia che si fa in successivo, falsi. E poi rischi anche di contaminare. Per quello è meglio se ci fosse già per caso un ecosistema, diciamo lì. Fai caso che ci sia un ecosistema che non sei riuscito ad esplorare, e tu ci porti sopra qualcosa, lo alteri, lo potresti anche distruggere. E viceversa, potresti portare tu qualcosa che attecchisce e sviluppa un ecosistema. Oddio, potrebbe essere anche un'interessante cosa, però allo stato attuale si vorrebbe osservare senza contaminare, senza perturbare, senza... Questo è un po' il discorso. E una domanda più tecnologica riguardo al tipo di elettronica che serve per mandare su sulle missioni spaziali, se ha qualche caratteristica particolare. Più vecchio è, meglio è. Okay. E poi dal punto di vista anche software, se prevedono dei sistemi per correggere eventuali errori dell'elettronico nel software? Sì, assolutamente, questo sì, sono tutti sistemi di correzione dell'errore, quando si memorizza ad esempio le informazioni, sono sistemi di correzione delle comunicazioni, quindi bit di controllo. Ci sono le due parole fondamentali sullo sviluppo di una sonda spaziale è ridondanza e tecnologia affidabile, affidabilità. Allora, la seconda si tramuta nell'utilizzare non mai i nodi di tecnologia ultimi, ma almeno due o tre nodi precedenti di tecnologia. E questo perché c'è stato il tempo per testarla in modo adeguato e per capire l'affidabilità di questa elettronica. La ridondanza si tratta semplicemente di inserire più sistemi con la stessa funzione di riserva. Se c'è un guasto, si può andare verso il sistema di riserva. Ci possono essere due o tre ridondanze, secondo se si deve mutare o quello. Quindi queste sono le due parole. L'elettronica non è particolarmente spinta, è sempre abbastanza tecnologia matura, quindi vecchia sostanzialmente. La Cassini porta tuttora in funzione, porta la tecnologia dei fine anni 90. E stessa cosa la New Horizon, porta la tecnologia dei fine anni 90. Se non ci sono altre domande. Quando hai fatto vedere i tempi di rotazione di satelliti, sono davvero così? No, non sono così veloci. No, non così veloci, ma il rapporto tra di loro è ormai è così. Perché è una particolare, la meccanica celeste è una particolare configurazione che minimizza l'energia. Quindi si tendono a stabilizzarsi. Ci sono tantissimi esempi, perché se ci pensano, c'è Mercurio, allora ci sono due accoppiamenti, quello spin-orbita, cioè quello tra la rotazione su se stesso e l'orbita, o quello fra due corpi che girano intorno al corpo madre. Allora, ad esempio sono le tre lune di Giove, ma un esempio è la Luna, un esempio è Plutone e Caronte. Addirittura Plutone e Caronte c'ha un accoppiamento spin orbita tra Caronte, quindi mostra sempre la stessa faccia a Plutone, e in più c'è anche un accoppiamento 1-1 tra lo spin di Plutone e l'orbita di Caronte. Quindi significa che se io fossi su un plutoniano e guardo, io vedrei Caronte fisso nel cielo sempre nello stesso punto con la stessa faccia. Se vesti fermo là. Sì. Ci sono anche altri esempi di anche satelliti minori di vari giganti gassosi, hanno
accoppiamenti di questo tipo. Sì, è una cosa molto, molto comune. È una cosa che si stabilizza con una specie di attrito, diciamo, le forze mareali. Forze mareali, interazione fra gli altri corpi, si portano ad avere, si portano a determinate configurazioni orbitali, dopo da là ne escono, sì, non escono, rimangono privati. Quindi cioè, è un fenomeno molto, molto diffuso nel nostro sistema. Okay. Di nuovo allora. Grazie ancora a lei.